Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono sempre io, il vostro Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente, no in realtà non nuovamente, siamo qua in una nuova serie piccolina, tranquilla, simpatica, molto 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 bellina, visto che stiamo giocando molto con le mod, ora mi direte, ah, ma anche questo è un pack moddato, sì è vero, ma molto poco, ho messo solo qualche mod per migliorare diciamo il gameplay, però è tutto abbastanza easy in realtà, è tutto vanilla, ok? L'unica mod che modifica qualcosa è questa, quella della mappa, perché ci serve, perché non sono più capace a giocare a Minecraft vanilla, ok? Va bene, per il resto invece è tutto abbastanza classico, abbastanza moderno, è tutto normale. Allora, iniziamo tranquillamente a buildare il tutto in vanilla. Tra l'altro, scusatemi, ma non ho mai giocato con Minecraft 1.20, quindi so che c'è il mondo grosso, in realtà. So che c'è il mondo quello fondo, ma non so esattamente come ecco, non so esattamente com'è la situazione. In realtà non so esattamente com'è la situazione, perché so che tra l'altro siamo al momento, no, siamo abbastanza bassi in realtà, perché siamo a Y63, quindi in realtà questa mi sa che è una zona bassa, una zona vecchio stile. Ah no, è vero, no, sì, scusatemi, no, certo, non è che è vecchio stile, certo, perché il mondo non è più alto. Ma che fastidio che mi dà la barretta di sotto, però. Ok, perfetto. No, mi dava fastidio che ci fosse la spadina là sotto in basso. Non so come mai sia finita là sotto. Dicevo, no, non è che siamo semplicemente. No, il libro, però chiudiamolo, che non ci serve in realtà. Allora, vediamo se mi ricordo ancora come si fa a giocare in vanilla. Allora, no, non troppissimo in realtà, però qualcosa dovrei saper fare ancora, visto che è tutto semi-moddato ormai, tutto quello che facciamo noi è moddatissimo, quindi... Però vabbè, dovrei essere abbastanza capace. Dicevo, prima di interrompermi nuovamente, allora facciamo una cosa però, raccogliamo un po' di wood prima di procedere. Ok, teniamoci questi qua. Ok, raccogliamo un po' di wood così ce lo abbiamo. Vabbè che... Allora, in effetti la lascia di legno non è un'idea top, visto che fa abbastanza schifo, ma fa niente. E vediamo se riesco a concludere una frase. Sì, dicevo che... Madonna, il microfono si è mosso. Dicevo che il mondo in realtà è alto 61, solo che adesso invece di arrivare a 0 e che c'è la bedrock siamo più alti, ma ovviamente voi tutti già lo sapete, sono solo io che sono indietro, perché fino all'anno scorso giocavo ancora alla 1.7.10 e voi lo sapete. Che è, lo sapete cosa ne penso, che è la migliore versione di sempre. Ah, ci sono dei zombie qua in giro, va bene. È la migliore versione di sempre. E potete dirmi quello che volete, ma è così. Vi dico io che è così. Che è così. Allora, la mappa in realtà... Ah, droppano gli stick adesso i cosi. Ma va là? Ma davvero? Figo. Ok, allora andiamocene un attimino da qualche parte, che vorrei prendere un po' di stone, un po' di cose, e magari ci piazziamo poi in un posto in cui buildiamo una nostra casetta, nel senso un buco per terra per passare la notte. Anzi, potremmo passare il nostro coso, possiamo passarlo in miniera. Ah già, è vero, in questa versione, ciao chicken, buongiorno chicken, ops, buongiorno chicken, buongiorno. Buongiorno. In questa versione qua di Minecraft, nella 1.20, è vero che hanno aggiunto queste grotte enormi. Mi dimenticavo questo dettaglio, in realtà. Cosa interessante. Allora, facciamo così. Andiamo a prendere anche quella ship là in fondo, così prendiamo il letto abbastanza in fretta, così possiamo evitare di fare il nostro buco per terra. Vediamo se riusciamo. Ah, già che non possiamo. Ok. Sapete che è veramente un sacco che non gioco in semi vanilla, perché non possiamo chiamarla vanilla visto che c'è la mappa, però quasi vanilla diciamo. È un sacco che
ormai principalmente facciamo solo mod, robe moddate, quindi bah, non male, non male in realtà, non male. Dovremmo fare una serie completa. Questa in realtà è una miniserie, nel senso che non penso di portarla avanti per molto. È solo un assaggino di quello che potrebbe essere la nostra avventura vanilla in realtà. Allora, facciamo una cosa, piazziamoci un secondo qua. Esatto, piazziamoci un secondo qua che facciamo tutte queste cose. Facciamo una fornace, facciamo dei. Oh, qua c'è dell'acqua. Facciamo dei materiali avanzati e facciamo un po' di cose un po' più moderne, diciamo. Oh no, qua, ok, qua c'è tutta dell'acqua dentro, che okay, qua c'è una grotta d'acqua incastonata in parte. Ok, tra l'altro ecco, hanno aggiunto anche, come vedete là in fondo, hanno aggiunto anche il copper, cosa che ripeto, voi ovviamente già sapete, io non giocandoci sapevo, però sapevo, ma no, non l'ho ovviamente mai usata. E allora qua facciamo così, visto che abbiamo un po' di coso. E facciamo anche così per sicurezza. Per security. Ah, tra l'altro l'ascia dura pochissimo usandola per attaccare in realtà. Vabbè. Quindi ecco, in realtà è una serie abbastanza vanilla questa, nel senso che sì, ci sono. C'è qualche mod, in realtà sono solo 13 le mod installate, quindi sono veramente poche. 13 tra cui la metà sono librerie. E tra cui una principalmente è solo lag fix, giusto per rendere il gioco un attimino più stabile, e in effetti mi pare al momento molto stabile. Cioè, quindi in realtà è solo. C'è solo la mappa, c'è sostanzialmente. Però ripeto, la mappa la vorrei per i waypoint e quelle cose lì, perché non sono più abituato a fare classic vanilla. Mi è molto complesso in realtà. Allora, ok, intanto che abbiamo fatto così, facciamo un pickaxe moderno. Ok, allora facciamoci tutti gli strumenti in stone, che sicuramente ci servono, quindi facciamo così, tac, facciamo così e basta in realtà. Ok, ah, facciamoci anche il letto, già che ci siamo, così possiamo evitare la notte. White bed, perfetto. E ho visto anche del ferro qua in giro, no, mi sbaglio, no, c'è del copper. Copper non so, possiamo fare gli strumenti di copper, non lo so, eh. Sapete che no, non lo so, in effetti non so il copper effettivamente a cosa serve. So che c'ha la feature quella che ossida, che diventa quel verdino qua che vediamo nel minerale, però in effetti non so effettivamente a cosa serve bene. Ah, facciamoci delle torce che sicuramente sono utili. Ok, no. Ok, questo è stato un piccolo errore in realtà. Che ho fatto, cioè piccolissimo in realtà, un piccolissimo errore che ho fatto shift click. Ops. Vabbè, non è importante. In realtà non è importante. Ok, qua vediamo se. No, mi sa che non riusciamo a averne tre. Esatto, si spegne subito. E bruciamo questo. Ok, questo lo teniamo non cotto. Beh, no, possiamo. Vediamo se cuoce. Dura un sacco il legno, o sbaglio? Vediamo se ce la fa anche a fare. Possiamo buttarlo dentro un altro al massimo. Sì, buttiamolo, ok. Ok, così abbiamo un po' di cibazione in realtà. Ok, trasliamo, anzi, lasciamo tutto qua al momento. Sapete, se mi seguite, sapete che mi piace in realtà fare le basi sotterranee. Questa volta magari non la facciamo, visto che se no facciamo sempre le basi sotterranee, facciamo una casetta esterna. Possiamo fare una casetta esterna in realtà, forse, non so se mi va, vediamo più avanti. Allora, vediamo se troviamo del ferro o qualcosa. Tra l'altro, non, ecco, non so esattamente perché nel vecchio, perché c'è solo il copper, mi sembra, qua sopra. Può essere che ce ne dà due, ce ne dà, così tanto ce ne dà, può darcene più di uno? Ah, eh sì. Ops, ho schiacciato U, scusate, mi sono abituato con la stone block a schiacciare U, che mi fa vedere la ricetta di crafting, però qua ho deciso di non mettere questa mod perché sennò diventa tutto più facile. Anche perché qua ci sono anche le città, quelle del Warden in teoria. È interessante in realtà, è un'avventura interesting.
In reality. Ah, sta divenendo notte, cosa non piacevolissima. Ah, c'è del ferro. No, vedete che l'avevo visto, no? Mi sembrava averlo visto. Dicevo, però, non so più in realtà dove spawnano gli ore a questo punto. Perché secondo me il diamante non spawna più a zero. Spawnerà sicuramente più in basso. Di certo. Per forza. Ah, tra l'altro, ecco questo, però possiamo farlo. Oh. Ecco, questa è una cosa molto carina che hanno aggiunto nelle ultime versioni, che puoi avere gli oggetti a due mani, questo in effetti sì. Allora, piazziamo subito qua il letto, ok, e dormiamo subitamente, così siamo tranquilli. Ah, spawn point 7, sì, però noi lo togliamo perché non ci interessa in realtà. Al momento non ci interessa, quindi va bene. E procediamo a fare questa cosa. Allora, non vorrei sprecare troppo stone. In realtà facciamo una cosa del genere. Allora, in realtà non so al momento quello che sto facendo. Sto prendendo un po' di minerali. Dovrei in realtà viaggiare, secondo me, verso una zona che non sia qua in parte innevata, perché non è che mi piaccia tanto. Solo che qua in giro di cose interessanti non ce ne sono. Diamogli un automap all, vediamo che cosa. Esatto. Vediamo che cosa trova l'automappa. Secondo me è poco niente. Qua c'è una taiga normale. E c'è sta regione qua, tutta quei pini che non è che mi ispiri tanto. Però quell'isoletta qua, secondo me, però è sempre spruce. Non mi piace la spruce qua. Spruce, ma è tutto spruce, ma è bruttissimo questo bioma. Secondo me dobbiamo navigare verso in alto qua e vedere cosa ci dà, cosa troviamo là sopra. Che cos'è questo? Ah, ok. Ops. Allora, possiamo sì navigare un attimo fuori, così vediamo anche com'è il tutto. No, volevo capire però, scusami. Cioè, se facciamo così, no? Ah, tra l'altro, secondo me possiamo prendere un po' di gravel, non tantissima, poca gravel in realtà, per poter fare, no, non adesso ovviamente, però dopo il flint and steel, secondo me può essere interessante. Può essere interessante fare il flint and steel già subito praticamente. Allora, vediamo se si possono fare gli attrezzi di copper. Secondo me sì, e sicuramente dovrebbero essere leggermente più powerful rispetto agli altri. Ah, non mi piace non avere le torce però nell'inventario. Vabbè. E sì, secondo me dovrebbero essere un attimino più potenti rispetto agli strumenti normali. Ora, io questo non lo so, sto pensando sia così, però in realtà non è che lo so. Ah, abbiamo anche l'iron in realtà, però. Vediamo se possiamo fare di copper. Non so se il copper sia più potente o meno. Vediamo se possiamo fare di copper intanto. Magari no, però vediamo. No, ok, infatti non possiamo fare gli strumenti di copper. Ok, però di ferro sì, quindi smeltiamo anche il ferro. Facciamo un'altra furnace, per favore. Ok. Che tanto adesso al momento siamo abbastanza mobili al momento, quindi facciamo un attimo tutto così. Abbiamo un sacco di copper, tra l'altro. Copper che a quanto pare non, cioè non ci serve. Vediamo cosa si può fare col copper. Copper. Niente. Perfetto. Ok, grazie. Perfetto. E tra l'altro, ecco, al posto della J c'è sta roba qua, ma boh, non mi piace, vi dico la verità, non è che mi ispiri troppo. Ah no, vedi, possiamo fare qualcosa, perché non me lo trovavo allora. No, possiamo fare blocco di raw copper, blocco di copper e basta. Beh, utile. Lightning Rod. Beh, poco utile secondo me, insomma. Ok, va bene. Allora, ci mette un sacco a smeltarsi, o sbaglio? Mi sembra più lento del normale. Allora, facciamo un piccone e una spada, secondo me. Potrebbe essere utile. Tutte le robe qua le lanciamo via. E anche un'ascia a sto punto. Riusciamo a fare tutte le cose? E sì, dovremmo riuscire esattamente a far tutto. Ah, aspettate, già che siamo qua. Ho visto che qua sopra ci sono dei minerals interessanti. Facciamo così. Tac, tac, tac. Ok, che è ferro, sì. Ok, così almeno abbiamo un po' di altro iron. Sapete che mi fa. Tra l'altro, ecco un'altra cosa. Ah, così poco era. Vabbè, ok, comunque è già qualcosa in più. Mi fa strano anche non avere il fatto di puntare un oggetto che mi dica cos'è in alto. Questo è veramente strano. Cioè, so che è strano dirsi, però, cioè, ripeto, sono sempre stato abituato a. Sì, sempre, in realtà. Ormai è anni che non gioco più in vanilla, quindi, è strano avere appunto. Non avere le feature
feature moderne, diciamo, perché è feature non di Minecraft. Allora, tutta sto su di ciume, vabbè, portiamocela in giro per ora, se ci serve spazio lo lanciamo via, però, perché perché chi se ne frega. Allora, qua facciamo così, facciamo un po' di planks. Possiamo fare l'armatura di copper? Non penso. O magari sì, non penso. Visto che non possiamo fare gli strumenti, dubito. Però vediamo. Vediamo, vediamo. Allora, qua siamo ok. Allora, volevo andare, esatto. Allora, volevamo fare, volevamo procedere verso, verso quella roba qua. Vediamo. Esatto, volevamo procedere. Tanto che ci sono anche dei wolf. Ok, che, ok, che, beh, ah, beh, si potrebbero tameare, ma ci vorrebbero delle ossa, che al momento non abbiamo. Della clay ci serve. Non so. Ah, già che ci sono anche i pesci adesso. Vero, vero, vero che, vero, vero che ci sono anche i pesci. Vero che ci sono anche i pesci. Ok, vabbè, non vorrei correre per non consumare il cibo, anche se in realtà stiamo consumando lo stesso, però fa niente. Ma le nuvole sono scattose? No, ok, boh. Spawnano proprio dentro così in modo brutto, mi sa. O ho sentito male. Che sono questi rumori? Ah, sono i pesci che nuotano, ok. Perfetto. E tra l'altro, ecco, questa serie sarà senza musica. Senza musica perché lascio fare a Minecraft. E finora non abbiamo ancora sentito una traccia. Quindi è interessante. E la musica vi dico che è attiva, perché l'ho impostata prima di iniziare. Quindi so di per certo che è attiva. Che è la struttura qua? Ah, figo. Spawnata, spawnate delle cose qua così. Che cos'è questo materiale? White terracotta. Ci serve la white terracotta. Ma è qualcosa che ci serve, che roba qua? È qualcosa che, ma è una struttura nuova di Minecraft. Che roba, madonna, mai scavarsi sotto i piedi però. Che cos'è? Che roba è? Ah, è terracotta questa qua, quella strana. Perché c'è della terracotta qua in giro? Ma che roba è sta cosa? Allora, vabbè, facciamo una cosa. Facciamo questa operazione, perché, allora, qua lasciamo una torcia. Facciamo questa operazione. Ok, mettiamo un bellissimo waypoint B, struttura strana 1. Salva J, e lo disattiviamo così non, così no, non lo vediamo, però se ci serve possiamo teleportarci. Allora, queste, ah, madonna, ho preso paura. Ok, quindi queste ci fanno male, molto molto bene. Ok, queste ci fanno male, quindi non bisogna camminarci in mezzo, cosa che invece stavo facendo tranquillamente. Quindi abbiamo sprecato cibo, abbiamo sprecato tutto. Ok, ah certo, adesso c'è anche, giusto giusto, nel Minecraft nuovo, cioè quello normale ormai, quello che tutti conoscono, non si rigenera più la vita se non è carica al massimo. Ok, ecco qua la prima musica che è partita. Ecco quello che vi dicevo, che era attiva. La musica è attiva, solo che finora non ci ha degnato di una traccia, quindi è simpatico in realtà. Ah, vediamo dove stiamo andando. Stiamo andando in realtà sempre negli stessi posti. Qua cosa sono le cose qua? Azalea. Io direi di procedere dritto per dritto di qua a vedere dove ci porta, perché in realtà aspetta che non so, tra l'altro che abbiamo un sacco di cibo in realtà. Vediamo le sweet berries, possiamo, oh no, non ho messo la mod che sistema l'inventario. Ecco, questa è un'aggiunta che devo fare, ecco, perché quella è utile in effetti. Esatto, cioè in pratica sostanzialmente in questo semi vanilla ho aggiunto mod che rendono più facile il tutto. Ok, ma sono cattivissimi questi cosi qua, che rende più facile il tutto, tipo mouse tweaks. Non ho messo inventory tweaks però, perché ovviamente mi sono dimenticato. Sia mai che riesco a fare una cosa completa, quindi vabbè, lo metteremo. Ok, qua c'è un sacco di cibo in realtà in questo bioma, quindi qui non è male. Mettiamo un altro waypoint allora, B. Bacche. Ok, no, J, N in realtà, waypoint, off.
Ok, così abbiamo bacche, eccetera, eccetera. Allora, possiamo anche fare le corsette allora adesso che tanto. Ok, noto con dispiacere che. Ok, ci sono le volpi. Che forse si possono teimare, mi sembra, ma non mi ricordo. Non ricordo, barra, non so come si fa, quindi a posto così per adesso. Allora, procediamo. Dov'è il sole? Ok, sta per venire notte, quindi dobbiamo prepararci a dormire in realtà. Ok, qua ci sono. Ah, i funghi magari. No, non ci servono, però. Già che siamo qua, visto che non so se effettivamente potremmo trovarne altri in giro, diciamo che va bene così. Ah, ci sono le cow. E allora, che farebbero comodo per il milk, però per adesso diciamo che va bene così. Per adesso prendiamo solo del cibo con loro. Tanto al massimo, in teoria, potremmo tornare qua. Ok, abbiamo preso anche della leather, che potrebbe essere comoda. Ok, vorrei evitare spawn di mob cattivi adesso, in realtà, visto che siamo totalmente all'aperto. Quindi appena possiamo. Ok, 10 e 20 in realtà. Ok, che tra l'altro, esatto, metterò la mia faccia a sinistra, così vedete anche voi la mappa. Tanto vabbè, non c'è niente da vedere, però almeno sapete quello che sto vedendo anch'io. No, volevo piazzare il letto. Ok. Dormiamo, spawn point set. Allora, vorrei buildare una micro casa. Può essere? Può farci comodo? Beh, di sicuro ci fa comodo. Più che altro, ripeto, non in questo bioma orribile. Questo bioma. Ok, le volpi cacciano anche. Ok. Vorrei non fare tutto in questo bioma schifoso, perché è veramente brutto questo bioma. Che è la taiga, quella seminnevata. Ma è gigante, tra l'altro. Guardate quanto va avanti. Cioè, è infinito, eh. E no, qua mi sa che c'è. Mi sa che c'è altra neve là in fondo. Ma speriamo di no, perché non mi piace. Speriamo veramente di no, perché è veramente orribile. È orribile. È orribile. Orribilissimo. Qua ci sono i maiali. Vabbè. Ok, lasciamoli qua. Vediamo. Ah no, c'è del ghiaccio. C'è uno scheletro. C'è uno scheletro da qualche parte. È lì? No. Vabbè, andiamo via. Via, via. Via, via. Per adesso via. Poi vediamo. Per ora fuggiamo via. Ok, allora, là c'è qualcosa. Là c'è qualcosa, ma è sempre questo bioma qua brutto in realtà, quindi preferirei non andarci. Ah no, qua il bioma cambia. Sì, ma è bruttissimo, è più brutto quel bioma lì che dove stiamo andando. È quel bioma strano, ho capito che bioma è quello con la terra e il podzol, tipo, se non sbaglio. Sì, ma è bruttissimo questo bioma. È veramente brutto, quindi lasciamo stare. Meglio di no, eh. Cioè, proprio. Vediamo se ho ragione. Sì, è quello con in terra quei cosi qua, quel puzzle qua brutto. Questo coso qua. Non so neanche se si chiama. Tra l'altro mi sa che non possiamo neanche raccoglierlo, quindi vabbè. Mi sa che non possiamo raccoglierlo, però diciamo che è ok così. Ok, oltre lì però c'è il mare in realtà, quindi. No, bellissimo. Qua c'è una spiaggetta. Però spiaggetta al momento non è che mi interessi tanto. Ah, possiamo provare ad andare più su in realtà. No, 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 no. Ah, proviamo a costeggiare il lago alla ricerca di un bioma decente. Tipo una pianuretta, una cosa del genere vorrei, capito? Non quelle robe qua tutte strane. Perché, boh, non mi piace tanto. Che cos'è questo? Quell'albero lì? Albero simpatico, in realtà ci sono le tartarughe. Ok, vabbè, non, poco interessante in realtà. Taiga, cos'è? Spruce taiga, bruttissima spruce taiga. Il bioma spruce taiga è veramente brutto. Perché potremmo metterci sull'isoletta, stare sull'isoletta non mi dispiace in realtà, eh. Ma qua adesso torno al bioma brutto di prima, quindi niente, vabbè. Niente, mi sa che siamo costretti a stare in questi biomi brutti. No, no, no. Magari, guarda, se trovassimo un villaggio mi stabilisco anche dentro il villaggio, eh. Cioè, sono felice anche se ci mettiamo dentro il villaggio. In realtà. Tanto. Vabbè. No, qua è tornato il bioma terrificante di prima. Oh, niente, questo. Ah no, ecco là, cambia il bioma. Più avanti vedo la terra più verde, che mi piace di più. Vedo della terra più verde. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere.
Ah, intanto abbiamo in realtà le bacche. Ok, là avanti già mi piace di più, eh. Là davanti vedo dalla mappa, lo vedete anche voi che c'è. C'è anche un fiumicello lì. Un'isoletta. Sapete che possiamo metterci sull'isoletta? Non è male. Non è male mettersi sull'isoletta là sopra. Sì, potremmo. Ok, già qua, ecco, già questo mi piace mille volte di più, questo bioma. Questo bioma è già molto più bello. Questo bioma è già molto più bello. Ops. Ok. Abbiamo preso un po' di cibo. Questo bioma già mi piace di più. Esatto, già un po' tutto fiorito, tutto bello. E qua abbiamo, secondo me, una bella isoletta dove poter fare la nostra house. Secondo me non è affatto male. Esatto, qua tanto qua c'è il mare in realtà con dentro i fantastici signori che girano. Non ci sono grandissime caverne in realtà, vedo qua in giro. Però vabbè, fa nulla. Secondo me possiamo stabilirci qua però per il momento. Così facciamo un bel ponte anche a dire sì, mi piace, mi piace. Allora, terraformiamo un attimo questa zona. E così creiamo una micro casa, una micro building, un micro coso sostanzialmente. Che vediamo Ah, abbiamo l'inventario già pieno. Ok, questa cosa non è troppo top, diciamo. Ok. Vabbè, diciamo che è ok. Ah, facciamo così. Visto che tanto ormai ci mettiamo qua, abbiamo detto, no? Facciamo una roba del genere. E poi vediamo come sistemarci. Ah, non abbiamo il legno però, ecco. Perché abbiamo solo quello brutto di spruce che, vi dico la verità, è veramente brutto, quindi vorrei evitare di utilizzarlo in realtà. Quindi, boh. Allora, diciamo così. Ok, scusa, anche questa cosa qua, ignoratela, ignoratela. È solo il backup del mondo, per sicurezza, perché ormai sono abituato sempre a usare i backup del mondo. Si sa mai che salti per l'aria tutto. Allora, facciamo una pala di stone che non è velocissima in realtà, però facciamo anche una cesta già che ci siamo, perché tutto sto schifo nell'inventario non fa comodo, diciamo. Tutto sto schifo comodo non fa. Allora, lanciamo tutto dentro per il momento e poi ci pensiamo. Questo lo teniamo, questo lo teniamo. Devo installare Mouse Twix per forza, perché è necessario, è una mod necessaria. Ok, allora spianiamo sta zona qua e qua costruiamo la nostra piccola casetta. Piccola casetta. Proprio piccolina, sì. Ah, e qua dobbiamo sistemare un attimo il tutto perché qua adesso demoliamo ovviamente una parte di terreno, quindi diventa brutto. Però vabbè. Adesso sistemiamo il tutto. Ok, secondo me quindi in realtà non è malissimo, ripeto, non è assolutamente male. Allora, facciamo una cosa del genere. Tra l'altro, ecco là ci sono delle sugar cane che non servono, però vabbè, possiamo tenerle. Ok, quell'albero qua non despawnerà mai perché c'è in parte lo spruce. Però vabbè, lo vediamo in realtà. Lo vedremo. Lo vediamo con tranquillità. Adesso finiamo un attimo di sistemare questa zona qua così. E sì, facciamo una casa semplice. Farei proprio una tipo una casetta moderna. Quindi adesso attenzione che ci sono le skill da builder che non esistono. Allora, questo albero qua volante è bruttissimo, lo demoliamo. E un alberello di spruce però vorrei piantarlo. Quindi speriamo ci droppi qualche sapling perché vorrei ripiantarlo, visto che tanto è qua, ripiantiamolo. Allora, io la nostra casa, allora la farei in realtà così che poi esce di qua, che quindi qua va avanti un pochetto, in modo che qua ci sia tipo una mezza camera da letto, una roba del genere, tipo, cioè proprio l'idea è proprio molto casuale al momento. Allora, e si potrebbe fare una cosa del genere, secondo me. Allora, facciamola così. Allora, qua sì. Allora, il bordo in realtà sarebbe qua. Allora, perché vorrei fare una cosa carina. Vabbè, sì, abbiamo la pala, usiamo la pala. Vorrei fare una cosa carina di questo tipo. Fare tipo una struttura del genere, no? Poi il bordo intorno e la struttura. Secondo me non è malissimo. Non è splendido, ma non è malissimo. Qua però per esempio è già troppo. Vabbè, però possiamo farlo così, tipo.
Grande 3. Sì. No, no, ci sta. Secondo me ci sta. Ok, abbiamo spaccato la pala. Craftiamone subito un'altra. E abbiamo sticks. Sì, uno. In realtà solo uno. Vabbè, facciamo questo. Vabbè, i funghi possiamo metterli qui dentro, che non ci interessano. Ok, sì, facciamo così. Tac, 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 pala. Ok, vediamo se riusciamo. Secondo me potremmo riuscire a buildare tutto entro notte. Non è scontato, però potrebbe essere. Allora, io farei una cosa del genere, no? Coso scuro in mezzo, intorno mettiamo quello chiaro o di oak, vediamo. Che secondo me non è male. Qua ci sarà la nostra fantastica camera, tipo una roba del genere, secondo me. Secondo me può starci. Esatto, così è fatta così e qua mettiamo tipo l'ingresso. Qua possiamo espanderci di più in realtà volendo. Sì, espandiamoci di più, così un attimino più grande. Ripeto, una casa piccoletta, ma essendo che purtroppo adesso vedrete le mie building skill, che sono basse, bassissime. Dire basse è poco, dire basse vuol dire che sono nulle. Quindi va bene che sia semplice, perché sennò diventa impossibile. Ok, piazziamo il nostro letto qua, che abbiamo detto che sarà la camera. Ah, però facciamo di oak o di spruce? Facciamo un esperimento. Vediamo se voglio l'oak o lo spruce. Vediamo quale sta meglio. In parte questo qua super scuro. Ah, lui sta abbastanza bene. Fa anche lo spruce in realtà, però. Facciamo uno spruce. Così è totalmente contrastante. Poi facciamo magari il muro di oak. Secondo me ci sta. Ok, così gli facciamo il bordino qua intorno. Ok, sta venendo notte, quindi aspettate che piazziamo lo spawn. E così se dovessimo morire, visto che è un attimo che... No, beh, però i cosi non spawnano, vero? Come si chiamano? I cosetti svolazzanti, quelli brutti, che quelli volanti, i phantom, spawnano solo se non dormiamo, giusto? In teoria, quindi se dormiamo... Dovrebbe essere tutto ok in teoria. In pratica, boh, stiamo a vedere. In pratica non lo so. Oh, si è droppato addosso delle mele. Ok. Qua aspettate, volevo piazzare degli altri alberelli. In realtà di spruce, delle cose. Anche spruce ce l'abbiamo. No, non l'ha droppato. No, mi sa che non l'ha droppato. Vabbè, non l'ha droppato. Fa niente. Ok, facciamo così. Quindi aspetta, dobbiamo andare a scavare dello spruce, però, in realtà. Facciamo così. No, non togliamo la... Andiamo là, che tanto là ci interessa poco. Che così almeno siamo abbastanza tranquilli. Ok. Opla. Così andiamo anche a raccogliere dei sugarcane, che vabbè non ci servono, ma... Raccogliamo nel caso. Ci sono anche le api lì. Belline. Belline le api. Che in realtà, vabbè, ci sono. Non so. Sapete che non so neanche cosa facciano le api. Vi dico assolutamente la verità. Non lo so. Se mi dite cosa fanno le api, fanno cose in realtà. Fanno cose, ma non saprei dirvi che cosa. Voglio che mi droppi però lo spruce in realtà. Andiamo a prendere questi qua dietro, così non roviniamo tutta la zona. Esatto, questi qua distruggiamoli. Rimuoviamo tutti questi cosi qua, così. Che così non... Esatto, non rimuoviamo tutto il bellissimo coso che abbiamo qua. Ok. E non mi ricordo se aumenta... Può dropparsi se facciamo così. Sapete che non mi ricordo se gli togliamo probabilità di drop, così. Vabbè, prendiamo almeno due di piantarli in parte dove siamo noi. Mi sa che così li droppano di meno, così, secondo me, però. Può essere. Può essere così droppi meno. Boh, stiamo a vedere, in realtà non lo so. Vabbè, qua ripiantiamoli. E ne teniamo uno, anzi no, dai, vediamo se... Ok, ne ha droppato un altro là sopra.
Ok, perché vorrei fare la mia casetta così, non so se sono convinto, però per ora va bene così, cioè, tanto abbiamo già piazzato il letto, così spawn è settato. E, boh. E poi vorrei andare a esplorare un po' le caverne, perché in realtà... Ah, qua ce n'è, aspettate, che magari ne droppo un altro, no. E, beh, qua piazziamone tre qua così, così tanto sappiamo che sono qua al massimo, quindi possiamo tranquillamente tornare. Dicevo, non so se possiamo fare qualcosa. No, sì, aiuto, mi sto confondendo. Volevo andare a vedere nelle caverne, in realtà. Volevo andare a vedere nelle caverne perché è interessante. È assolutamente interessante capire che novità ci sono, in realtà, perché io non lo so. Cioè, so più o meno le novità che hanno messo dentro il gioco, ma ripeto. Per voi è tutto normale, per me no, visto che non. Visto che non. In realtà non ho giocato troppo alla vanilla. E le versioni nuove soprattutto, ecco, ripeto ancora una volta. Allora, piazziamo un po' di torce, ma giusto per avere un attimino. Nel caso ci. Anzi, mettiamo anche un punto mappa in cui sappiamo che è qua, perché sennò non ci perdiamo. Allora, mettiamo qua. Ci mettiamo qua, tipo, ok. B è casa. Tac. Qua possiamo anche lasciarlo attivo. No, perché è orribile. Lo togliamo. E waypoint. Via. Ok. Togliamo casa. Ok. E il bordino abbiamo detto che lo vorremmo fare di oak. In realtà, oak con magari le torri di spruce. Tanto lo spruce. La spruce forest è là dietro. Brutta in realtà. Quindi, in realtà, possiamo fare. Le colonnine così, alte di più secondo me, però alte così, alte 4, così la casa è alta 3, così possiamo fare anche possiamo fare una casa a due piani, in realtà carina, è un'idea carina in realtà. Esatto, possiamo fare una cosa del genere. Ora non so se che cos'era. Ho visto qualcosa o mi sbaglio? Che cos'è? Non sono pazzo, c'è qualcosa, no? Vabbè, diciamo che ci interessa poco al momento. Diciamo che ci interessa poco. Ma facciamo anche una cosa. Visto che al momento sono molto agitato perché sì, avete visto sicuramente anche voi qualcosa che è comparso, ma non capisco cos'è. Vogliamo interrompere qui questo episodio? Visto che va, finiamo almeno questo muro, va che e qua aspettate qua perché vorrei fare una roba del genere. Allora, qua facciamo una cosa così, no? Qua potremmo fare una bella finestrona di quelle simpatiche, proprio belle, bellissime così. Però dobbiamo andare a prendere lo spruce, che però possiamo fare tranquillamente nel prossimo episodio, secondo me. Possiamo andare a prendere lo spruce nel prossimo episodio. Qua mettiamo la porta, diciamo. Quindi tipo facciamo. La porta vorrei metterla qua, però, sapete. La porta non sarebbe male qua così. Tipo, e qua facciamo un'altra finestrella piccola, secondo me. Tipo una roba del genere. Sapete che forse per la prima volta riesco a fare una casa qu quasi decente. Ah, però qua bisogna mettere la torre, quindi forse no. Beh, qua facciamo una finestra da uno allora. Non mi piace. Però vabbè, qua facciamo la cosa di oak sicuramente allora. E basta in realtà, cioè facciamo una roba del genere, mettiamo tutto lo spruce e vorrei fare una casa a due piani, vorrei fare in realtà. Vorrei fare una casa a due piani, nel senso così, e poi mettiamo, boh, tipo delle scale a chiocciola, scale a chiocciola, delle scale dritte qua o delle scalinate che vanno su così, boh, vediamo. Vediamo. Comunque, signori, da Jurassic 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace, se vi è piaciuto.
Ebbene sì, ebbene sì. Vi ho mentito, ma l'avevate già sicuramente capito dal titolo. Ebbene sì, vi ho mentito. Questo è un pack vanilla, sì, con nessuna mod, ma abbiamo dentro la From the Fog. Mod basata su Herobrine, come vedete. Molto simpatica, secondo me, che ho trovato random su internet, in realtà, e sembra fatta veramente bene. Da quella esperienza panico, vedete che compare così un po' a caso. Non è male, signori. Quindi, vi ricordo di mettere mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per non perdervi i prossimi episodi della serie. Ripeto, non sarà una serie lunghissima, ma secondo me può essere interessante. E noi ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao a tutti!